Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale dedicato al modellismo dinamico. Io sono Issa e questo è l'Icine Mini Wing Dragon ed è un aereo pronto al volo e adesso andremo a vedere con che cosa arriva. È un aereo per principianti a 4 canali, quindi con tutti i controlli, elevatore, alettoni e anche timone e motore ovviamente. E perché è perfetto per i principianti? Il primo motivo è il prezzo, perché costa meno di 70 euro con il codice sconto che vi lascio nella descrizione del video, con 4 batterie, arriva con il radiocomando, ha un flight controller, questo è il secondo motivo, quindi vola stabilizzato, vola da solo praticamente con un decollo automatico dalla mano, lo lanciate e lui vola da solo. E nel prossimo video, la seconda parte, andremo a farlo volare insieme e testarlo. Ha anche il ritorno a casa automatico, in realtà non ha un GPS, ritorna, ha una bussola all'interno e ritorna nella direzione di lancio. Per esempio, se siete in fondo a destra rispetto alla vostra posizione, schiacciate il bottone sul radiocomando e l'aereo torna indietro nella direzione vostra, però se siete nella parte destra, sul fianco destro, tornerà verso di voi da questa parte e potrebbe anche sorpassarvi. Però una volta che è arrivato verso di voi, se siete molto lontani, non riuscite a vederlo, siete principianti, potrebbe essere comodo farlo avvicinare per poi controllarlo. È fatto in EPP, quindi molto resistente, come potete notare il motore è dietro, quindi anche in caso di atterraggi sfortunati non rovinate l'elica e il motore, perché atterrerà da questa parte ed è in EPP, quindi è resistente, è facile da pilotare nonostante che sia 4 canali, quindi abbiamo anche il controllo del timone, perché possiamo anche non utilizzare il timone visto che la parte terminale delle ali è inclinata un po' in su. Questo effetto si chiama dihidro in inglese, non so come si chiama in italiano, se lo sapete, siete esperti di aerei, ecco, ditemelo, scrivetelo nei commenti. Questa cosa delle ali con la punta inclinata verso l'alto aiuta a farlo virare in cerchio solamente tramite gli alettoni, quindi appena si inclina questa punta dell'ala fa sì che l'aereo giri anche la coda senza toccare lo stick del timone. Bene, apriamo la scatola, vediamo con che cosa arriva. Tra l'altro questo aereo pesa solamente 80 grammi con la batteria inclusa, quindi pesa pochissimo, potete volare dovunque e non solo, e c'è la possibilità di aggiungere una batteria un po' più pesante rispetto alla batteria originale, o eventualmente, se volete, potete utilizzare delle batterie del genere agli ioni di litio, e questa per esempio è da 900 mAh, sono di qualità e sono vere 900 mAh al posto delle batterie una cella da 380 mAh che vengono fornite nella scatola per una durata di volo maggiore. Quant'è la durata di volo di questo aereo? Massimo 15 minuti. Ovviamente con gli aerei non si può sapere mai, perché si può volare di meno o di più a seconda del vento, anche 40 minuti magari se ci sono delle correnti buone in quella giornata. E adesso proprio è il momento, perché il sole picchia contro la terra e l'aria fredda, quindi l'aria calda sale in su, ci aiuta anche a volare. L'aereo tra l'altro può volare sia velocemente ma anche lentamente. Ovviamente questi 15 minuti sono dichiarati quando si vola lentamente. Se volete volate molto velocemente e sparate al massimo, vi durerà 5 minuti massimo la batteria. Nella scatola abbiamo un po' di adesivi per una visibilità migliore dell'aereo, abbiamo le ali, l'apertura alare è di 540 mm e come potete notare le ali sono abbastanza larghe, questo permetterà all'aereo di volare lentamente e quindi i principianti eventualmente in caso di errore hanno un tempo a sufficienza per correggere l'errore nel caso stiate cercando di iniziare a imparare a volare in modalità esperti, in modalità acro, perché questo aereo ha anche la possibilità tramite questo switch di passare dalla modalità principiante alla modalità intermedia alla modalità avanzata, dove possiamo fare dell'acro con questo aereo. Non mi aspetto
una grossa possibilità di fare acro, perché non è fatto per quello questo aereo, però probabilmente riusciremo a fare qualcosa. Ovviamente i roll non li farà assolutamente bene, perché il dihidro sì, ci aiuta tantissimo a stabilizzare l'aereo anche senza flight controller, vola praticamente da solo naturalmente, e vorrà sempre tornare alla sua posizione, e questo quindi combatterà il nostro voler fare delle acrobazie. Nella scatola abbiamo anche il corpo dell'aereo, vediamo cosa c'è qui all'interno. Questa parte è in plastica, quindi è robusta. Qui dentro abbiamo due batterie. Le batterie originali sono una cella 380 mAh e pesano 11,4 grammi. Per quanto riguarda queste batterie agli ioni di litio, pesano 18 grammi, quindi non pesano tantissimo rispetto a queste altre batterie, però permettono una durata del volo almeno due volte più lunga rispetto alle batterie originali. E se siete interessati vi lascio il link e coupon sconto nella descrizione del video di queste batterie, e anche il link a questi cavetti che dovete saldare su questa batteria per poterla collegare all'aereo. Nella mia scatola sono arrivate due batterie, però potete anche acquistare la versione con quattro batterie. Eventualmente arriva anche il caricabatterie, purtroppo per una sola batteria singolarmente ogni volta, e ci mette circa 30-40 minuti a seconda dell'alimentatore che state utilizzando. Non arriva con nessun alimentatore, dovete utilizzare il vostro alimentatore del cellulare eventualmente. Nella scatola troviamo il timone di coda da montare su questa asticella in carbonio, troviamo anche l'elevatore con lo stabilizzatore orizzontale, sempre da montare su questa asticella in carbonio. Qui abbiamo i due tiranti dell'elevatore e il timone. L'aereo arriva anche con la possibilità di montare un carrello frontale, molto semplicemente inserendolo qua, e una piccola ruota da montare sul retro. È utile mettere questi in realtà se volete atterrare sull'erba, sicuramente saranno di intralcio, quindi sconsiglio di metterli, e consiglio di atterrare direttamente scivolando sull'erba con il corpo dell'aereo piuttosto. Se invece intendete volare su una superficie rigida, che sconsiglio specialmente per i principianti, perché in caso di atterraggio sfortunato i danni saranno sicuramente maggiori su una superficie dura, ma nel caso sicuramente monterei le ruote. Inoltre ci danno anche un po' di viti e un bloccaggio per supporto dei tiranti di scorta, eventualmente se ne avessimo bisogno, perché l'aereo arriva con supporti per i tiranti già installati e anche il bloccaggio già installato. Vi faccio notare che l'aereo sì è NPP, ma anche con dei supporti asticelle in carbonio per rinforzare il tutto. Nella scatola arriva anche un cacciavite a croce e anche un'elica in più rispetto all'elica già montata sul motore. Il motore non è brushless, ma un motore cordless, quindi in teoria dovrebbe essere più efficiente e durare di più nel tempo. Costano anche molto poco, sono molto facili da installare in caso di malfunzionamento. Il radiocomando è molto elementare dal punto di vista degli stick, che sicuramente saranno o tutto o niente, e purtroppo questo aereo non si può bindare con una radio multiprotocollo, perché il protocollo è stato modificato da ICINE per far ritornare verso questa radio in particolare il voltaggio della batteria, così da farci avvisare quando il voltaggio della batteria scende a 3,3 volt. A questo punto la radio inizia a bippare e abbiamo 3 o 4 minuti al massimo per atterrare, dal momento che la radio inizia a bippare. Da questa parte della radio abbiamo il bottone di ritorno a casa, e qui abbiamo uno degli switch dei trim trasformato in uno switch dual rates, e l'aereo una volta acceso entra in automatico in low rates, dove la escursione delle nostre superfici di controllo in base allo stick sarà poca, quindi sarà molto docile, e le virate saranno con un'angolazione minore. Invece se passiamo tramite questo
switch alla modalità high rate, avremo una escursione maggiore delle superfici di controllo dell'aereo, quindi delle virate un po' più strette rispetto a quelle con low rates. Per quanto riguarda questi qua, sono i trim che servirebbero solamente da utilizzare nella modalità acro, ovvero modalità avanzata, perché nella modalità principianti ci pensa all'accelerometro integrato al flight controller all'interno dell'aereo a stabilizzare il tutto senza trim. Ah, ecco dove si trova la mia terza batteria all'interno del telecomando, ok? Quindi me l'hanno mandato giusto con tre batterie. Il telecomando non arriva con nessuna batteria, dovete mettere voi le vostre batterie, e accetta delle batterie doppia A, che nel mio caso utilizzerò le batterie nickel zinco perché sono le migliori secondo me per i radiocomandi a causa del voltaggio alto della batteria, e quindi anche quando si scarica il radiocomando comunque sarà capace di trasmettere alla massima potenza. Potenza che in questo aereo in particolare, con questo radiocomando, ci permetterà di allontanarci al massimo di 200 metri, che sono più che sufficienti, anzi a 200 metri non riuscite neanche a vedere questo aereo, è troppo lontano. Però io personalmente andrò a installare un sistema FPV su questo aereo, perché comunque riesce a supportare il peso del sistema FPV. E se siete interessati a questa modifica, scrivete nei commenti. Se siete tanti, allora farò il video per far vedere come si fa, e faremo anche il test in FPV, che sarà sicuramente molto divertente con questo aereo a basso costo. E per ultimo nella scatola arriva il manuale di istruzioni completo in lingua inglese. Devo dire che sembra completo, non l'ho ancora letto, ma sembra davvero molto dettagliato, con delle figure e anche a colori. Non solo, vi mostrano anche con le figure come si utilizza nelle varie modalità di volo, e è una cosa che mi è piaciuta anche che vi fanno vedere come agganciare i tiranti nella posizione corretta dei supporti per avere un volo docile adatto ai principianti. E un'altra cosa che mi è piaciuta è che eventualmente, se dovessimo rompere una parte dell'aereo, vi indicano addirittura il tipo di colla compatibile con questo materiale in EPP. Questo aereo è molto semplice da montare, e anche le viti sono due tipi differenti, che non si può sbagliare viti assolutamente, perché non entrano se li mettete nella posizione sbagliata, non necessita di nessuna colla, ma si monta semplicemente utilizzando il cacciavite e le viti in dotazione. E ricordatevi, mentre montate una vite su un filetto in plastica, di girare al contrario, quindi non correttamente, fino a quando sentite un click. A questo punto, quando entra nel filetto correttamente, girate nel verso giusto, altrimenti spanate il filetto in plastica. Una cosa alla quale stare attenti durante il montaggio e montare è lo stabilizzatore orizzontale prima dello stabilizzatore verticale, ovvero il timone, perché è difficile poi da disincastrare una volta incastrato, ed è più facile infilare la coda all'interno dello stabilizzatore orizzontale senza quello verticale montato. Una cosa molto importante prima di collegare i tiranti e centrare il servo qui all'interno e avvitare o svitare i ganci dei tiranti alla lunghezza corretta, quando il servo è centrato, per avere una superficie di controllo perfettamente in linea. E come si centrano i servo? Beh, è molto semplice, basta collegare la batteria e accendere l'aereo, accendere il radiocomando, e come potete notare i bracci sono centrati già dalla fabbrica. A questo punto aggiustiamo la lunghezza del tirante e lo agganciamo al foro indicato nel manuale di istruzioni per il timone, l'elevatore e gli alettoni. Ed eccolo qua, montato, finito, pronto al volo. Davvero molto semplice montarlo, specialmente che non abbiamo una colla, ci sono solamente due viti da stringere qui e due viti da stringere qui, tutto il resto si mette insieme solamente a incastro con un click. Come avevo detto prima, il manuale di istruzioni sì è completo, però purtroppo non indicano dov'è il baricentro di questo aereo, cosa molto importante in un aereo, ma probabilmente presumono che
si utilizzeranno solamente le batterie in dotazione, che sono queste, e hanno un alloggio qua, quindi non è possibile spostarli diversamente. E come potete notare qua, anche se non abbiamo nessun elastico che tiene la batteria ferma in posizione, comunque il cavetto qua e l'elettronica qui impedisce alla batteria di uscire fuori. Una volta chiusa la canopy non va da nessuna parte. Però, visto che io voglio utilizzare questo aereo anche con la batteria agli ioni di litio, perché sarebbe veramente divertente e il tempo di volo infinito, bene, per bilanciare l'aereo con la batteria all'interno e tutto già montato, ho notato che questa barretta in carbonio è la posizione del baricentro. Infatti adesso metto il dito qui sotto la barretta in carbonio e come potete notare l'aereo è bilanciato, probabilmente è leggermente pesante di coda. A questo punto ho determinato dove mettere la batteria agli ioni di litio ed è molto semplice metterla qui sotto la canopy utilizzando questo elastico, dove ho forato la canopy dentro e semplicemente messo l'elastico così. La batteria è davvero molto leggera e si mantiene tranquillamente con questo elastico. E se metto la canopy con questa batteria qui in posizione e metto le dita sotto la barretta in carbonio, vedete che è bilanciato, quindi potremmo anche in teoria, ma andremo a vederlo nel prossimo video, volare con questa batteria per un tempo maggiore, ma questo lo vedremo nel prossimo video. Nel frattempo vi lascio il link e coupon sconto a questo aereo per principianti e i pezzi di ricambio, che sono una cosa importantissima, che sono disponibili anche se secondo me non serviranno. Con questo aereo molto robusto, facile da pilotare, che consiglio ovviamente come primo aereo per i motivi che avevo menzionato all'inizio di questo video, tutto nella descrizione del video, ma anche su involoconissan.it, o potete anche cliccare qua. Nel frattempo vi saluto e ciao, alla prossima.